ragazzi, benvenuti e bentrovati sul mio canale, io sono Magnus, siamo sempre qui su Super Mario Maker 2. Mi è venuto un dubbio, infatti ho intenzione di farvi partire anche un sondaggio, perché ho provato a cercare anche su internet, ma non è che abbia trovato tanta roba, però il dubbio mi attanaglia sempre. Ma secondo voi, per giocare proprio a Super Mario, è meglio utilizzare l'analogico o i tasti? Perché secondo me, magari verso vecchio stile, con i tasti si potrebbe andare meglio, non lo so. Naturalmente qua sono il video, qua sempre il super commento, vi piace, fatemi sapere sotto nei commenti. Vi ringrazio sempre per tutti i vari codici che mi state mandando per i livelli, poi li faremo tranquillamente. Allora, vi ricordo che il castello pare che prenda abbastanza forma, direi di andare avanti, perché abbiamo bisogno di... ti tengo un 150, anche se... qua ci sta qualcosa di un po' più... Allora, iniziamo con blocco serpentino, aiutami tu. Conosci i blocchi serpentini? No. Se ci salti sopra, iniziano a muoversi. Questi sono belli. Abbiamo creato un centro di ricerca per studiarli e trovare nuovi modi per sfruttarli al meglio. Unisci da noi, farlo per la scienza. Vabbè. Direi di buttarci subito, cercando di capire più che altro che cosa dobbiamo fare. Poi naturalmente è normale che se ci riesce bene, bene. Se ci riesce male, moriamo. Ok. Ah, in acqua. Allora, ok, ma devo entrare nella porta, penso lì, No, non c'è bisogno. Allora, inizierei già da subito. Qua devo entrare, se lui. Ok, allora, la porta che dovevamo entrare. Ok. Ma è che... Mamma mia, abbiamo rischiato la morte, comunque. Ok, ok. Vado sopra, sì, vado sopra. Ah. Ok, allora, qua... Ci sono alcuni livelli che... Ah, protezione. Quindi mi sa che devo andare anche in fretta. Guarda quelli come si scaraventano, guarda. Oh, abbiamo rischiato, ma proprio tanto. Una morte. Ah, aspetta, è qua, se no mi devo parare. Sì. Però quella dall'altra parte ci dobbiamo parare. Meno male che qua ce ne abbiamo un altro. Prova a dividare. Secondo me nel 90% dei casi io muoio perché devo becchiare le monetine. Attenzione. Allora, occhio, perché qua in pratica nel 90% dei casi, ecco. Vai, vai. No. Ah, che asco. Mamma mia. Guarda come insistono queste. E come insistono. Ok. Qua non ho capito. Sì. Ok, ok. Vabbè, però non fa niente. Non fa niente. Ok. Qua ce la siamo cavata e vista anche brutta, Là mica arriva in fondo. Sì, ah, ok. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. L'importante è arrivare. Qualcuno me la sono persa. Mannaccia la miseria, mannaccia. Vabbè, comunque non fa niente. Il chiasco, secondo me, ci proteggeva quando... Vabbè, alcune cose non lo so, purtroppo. È così, 150. Dovrei sicuramente riuscire a sbloccare qualcosa. 50%, siamo a metà. Scusate il mio entusiasmo, però. Sì, certo, mi pare che c'era... Io inizierei da questo. Alla est. Anche perché, praticamente, l'ala ovest abbiamo fatto già la prima parte. Cioè, il primo... mezzo pianetto, praticamente, va, come si chiama? Che ne so. Perfetto, grazie. Tanto 1000 più o meno ce la dovremmo fare a farle, quindi... Sì, sì, ho capito. Però è sempre molto indisponente. Vedi di fare... Mario, vuoi vedere i nuovi inchiati che è la lista? Certo. Allora, io inizierei con le altalene. Vabbè, dai, tante dobbiamo fare. Ho provato a fare come mio papà e ho fatto un livello sotterraneo tutto buio e pericoloso. Ma non so se è abbastanza. Il primo che arriva alla fine si becca metà della mia paghetta settimanale. Allora, le altalene nel buio andiamo male. Perché se vi ricordate bene, la fortezza dell'altalena. Allora, riproviamoci. Stando attenti, Perché è dove stanno le monete.
ci danno noia. Ecco qua. Ah, mamma mia. Vabbè, fa niente, dai. Tanto io sapevo che andava a finire così, no? Ok. Attenzione, attenzione. Vabbè, fa niente, quella la perdiamo o non fa niente? Porca di quella paletta, porca. No! Ma ci ho saltato sopra, no, non ci ho saltato sopra. Te l'ho detto che l'altalena ci faceva... Allora, prova a non correre. Voglio capire una cosa, eh. Perché magari secondo me è la corsa che mi dà problemi, no? Ok, ok. Esci, esci. Però sei un farabutto, però. Ok. Attenzione. Mamma mia, avete visto quanto è accelerato? Ok. Quello non è morto, eh. Attenzione qua, eh. Gentilmente. Ok. E qua? Aia. Ah, non ho beccato manco uno. Bellissimo, grande. Vabbè. Perché sta quella cosa là? Vabbè, comunque è importante. Oh, funghetto, funghetto, vai. Funghetto, funghetto. Che mi fai qua? Ok. Ah, è. Non sa. Ah, ok. Ma abbiamo beccato niente qua. No. Aspetta che se becco il funghetto sto... Guarda, è incredibile. A volte è incredibile. Ok. 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 Ancora. E io che pensavo che era quasi finito. Ok. Che è questo? Aspetta, aspetta, aspetta. No. Ah, che peccato, potevo beccare la cosa, mannaggia. Vabbè. Comunque la stellina ci poteva salvare. Meno male che ce l'abbiamo fatta. Secondo me questa era difficile. Ma non tanto per... ma perché per il fatto che non sai dove devi andare. Quindi molla i soldi, anche tanti, possibilmente. Vabbè. Ma aspettavo qualcosina di più. Comunque, l'edificio principale l'abbiamo fatto, eh. Grande. Secondo piano, ragazzi. 54%. Oh! Riesco a sbloccare anche gli altri. Nel senso, l'ala... ovest. No, no, no. Che guaio. Mario, abbiamo un problema. Ma come? Gli incarichi? Non dovrei dirlo ad alta voce, ma ecco. Salva il Toad rapito. Vabbè. Ah, Toad rosso è stato rapito. Ah, perciò non ci stava sopra. È stato rapito mentre faceva la pausa di straforo. Ti prego, riportalo qui prima che il capocantiere se ne accorga. O siamo fritti. Ha, ha, ha. Vabbè, grazie Mario. Infatti avevo notato una cosa strana, ho detto, che dove il cavolo è finito? Ah, con un Toad. Ok. Porca paletta, raga. Ah, ma qua sto tipo senza forza di gravità. Ok. Figa sta cosa della gravità, eh. Speriamo che non sia... Vai, vai. Ah, quante ce ne dai? All'infinito. Ok. Eccolo, 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 eccolo. Attenzione. Aspetta che non ho ok. Fate bravi. No. Oh, no. Niente,
Perché a volte non mi salti bene? Dai. Ok. Continua a non capire perché a volte dobbiamo per forza rischiare. Bravi ragazzi. Ok. Ancora. Dovremmo cercare, sapete, di fare cosa? No! Ok. Perché in pratica vicino al muro si può tranquillamente saltare. Il problema è capire. Ok. Vabbè. Mamma mia. Mamma mia. Ok, beccato, beccato. Fa niente, fa niente. Allora, vedete, perché in pratica là... Ehi, dove vai? Perché in pratica lì... Aspetta. Ok. Io lo so che sto rischiando, però vorrei beccarlo. No. Aspetta. No, perché non... No, dai. Bastardo, perché vicino al muro ce l'avevamo mandati, è vero. Vabbè, ok. È qua che devo cercare di farlo. Se... Ok. Dai, dai, ok. Ce l'abbiamo fatta, vai. Mamma, quanti ce ne stanno? No, mi devi saltare bene. No. Ok. E mo? Allora, occhio qua, eh. Ok, rientra e poi vai. Ok. Todd, ma porca miseria. No! Ah! No! Ok, forse ce la faccio. Ok. 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 Ah! Ah! Vabbè. Ma aspettavo qualcosa di meglio, eh. Oh, però abbiamo preso due vite, sì. Sei arrivato a 7. Ah, meno male. Sì, vabbè, però siamo spilorcio, però, eh. È tornato? Eccolo. Ciao. Ma quindi vuol dire che c'era... Hai salvato Todd Russo, vuol dire che c'era un ulteriore piano ancora, secondo voi? Da là. Ah, però vi dicevate anche il pezzettino di là, diciamo al 5%. Ok, ci fa piacere. No, vabbè, ci vorrei un attimo andare a parlare, scusate. Così ci becchiamo anche... Capire, ecco. Ah, non ce ne sono di più, vabbè. Ok, vabbè. Pensavo che mi stavo già troppo gasando. Todd, ti abbiamo salvato, ci dai qualcosa? Grazie per avermi salvato, è stato terrificante. Mi hanno lasciato andare via così. Non me l'aspettavo. Non mi lamento, ma forse mi avevo preso. Mi avevano preso per sbaglio. Ci dai niente? Niente, ci dai. Vabbè. Tipo magari qualche moneta. Magari per intensificare un po' la cosa. Vabbè, andiamo avanti che forse è meglio, eh. Grazie per avermi salvato, Todd Russo. Mario, sembra che la Caguantiere non si sia accorta di niente. Meno male. Continua a raccogliere monete. Vuoi rincarico? Serviti pure. Allora, dai, piattaforma boh sotto sopra. E andiamo. Questo pianeta ha una gravità tutta particolare. È abitato da spettrali piattaforme boh. Usa gli interruttori on-off e il tuo istinto per arrivare alla fine del livello e ottenere la ricompensa. Istinto ne abbiamo poco e generalmente l'istinto ci porta anche abbastanza male. Vabbè, fa niente, dai. Allora, questo è quello del... Ah, sotto sopra, ok, ok. Ok. Quindi adesso andiamo dall'altra parte. Ammazzami prude. Vai. Allora, di qua. Fate bravi. Ah, olè, olè, olè. Chissà se poi devo fare, cioè, in questo verso. Cioè, nel senso, vado sempre così. Attenzione, piano piano, Permesso. Permesso.
Allora, di là non si può andare perché sennò cadiamo. Questi cosi sono cattivi, secondo me. Perfetto. E andiamo. Mamma, quanti ne siete, raga. Allora, provo ad andare di qua. Ok, checkpoint. Ah, ok. No, di là andavo sopra, no? Allora, aspettate. Di qua non si beccano, sì. Ok, aia. Qua? Allora, attenzione perché penso che questi cadono, vero? No. Allora, ma là non ci sta... Ah, ci sta il buco di là. No, dai, sono saltato bene! Forse devo saltare a quell'altro. Vabbè, dai, abbiamo capito. Vabbè. Comunque penso... Non dica sai di essere arrivato alla fine. Oh, qua l'abbiamo beccato prima, eh. Vai. Ok. Questo è il nostro. Attenzione a non saltare, se no moriamo. Vai. Occhio, eh. Anche se qua mi pare che non ho beccato niente. E dai, però, vai. C'è uno poi. A forza mi vuoi far perdere, però, eh. Dai. Allora, occhio qua, eh. Questo lo ammazziamo un attimo perché. Ok. E vai. Fregato. Occhio. Ok. No, è un tiro che fai. Ah, ho sbagliato qua. Ma moriamo. Ok. Meno male. Ok. No, non ho preso le monete. Ah dai, trasformatevi anche in fretta, forza. Allora, aspetta, prima qua. Ecco, vedi. Oh, mamma mia. Ok. Speriamo che siamo addirittura di arrivo. Aia. Questa è una porta, però. Allora, non è che ho capito, ma là non si può fare niente comunque. Vediamo. Non ho capito qua, sinceramente. Perché vedi da là? No, non riesco a saltare di qua. Ma forse, sapete cosa? Se riesco a beccare. No, perché poi mi rimanda dall'altra parte. Aspetta, aspetta. Ah, devo invertire. Non ce la farò mai. Ah, meno male. Meno male. Mi ero ma. Sì, meno male. Ok. Non so neanche come ci sono riuscito. E la moneta? Ma porca la moneta, porca la moneta. Vabbè. Mi dispiace, ragazzi. Ero convinto di aver beccato, cioè di aver fatto la cosa giusta. Invece poi dopo mi sono ricordato che quando passavamo dall'altra parte la moneta scompariva. Piccoli errori. Vabbè, non fa niente. A quanto stiamo? Sbaglio, ho cambiato la musica. Vabbè, siamo a metà. Che è successo? Alla est è quasi terminato e siamo quasi veramente fatto a parità, sia dalla parte di destra che dalla parte di sinistra. Ok, ragazzi, questa parte la terminiamo qui. Naturalmente, qua se il video qua sempre su, un bel commento, un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo video. Bye.